Caro Luciano, il 29 maggio noi ogni anno cominciamo così, ricordando le Isel, niente, poi passiamo alle questioni più... È un capitolo molto brutto, pesante. Ha ragione Emilio quando parla di cose che praticamente in primis andrebbe cercata all'UEFA, perché quando si fanno partite in campi come quello dell'Ex, non c'è nient'altro da dire se non prendere atto di quello che succede e assumersene le responsabilità. Ragazzi, chiudiamo per ora, per oggi, per qui, questo momento, ma Emilio sa che da noi se ci aggiorna ogni volta di iniziative, di idee, se viene Panizzi, le persone del comitato, che so che sono sempre vive nel loro promuovere cose, iniziative, insomma, la Juventus, chiunque voglia, noi siamo qua, almeno noi cerchiamo di non dimenticarlo e riportare la memoria in modo corretto, insomma, ricordare in modo corretto. Emilio Targia, ti ringrazieremo sempre per questo. Magari possiamo fare una cosa nei prossimi giorni, vi racconto quello che è successo oggi sul fronte della comunicazione, e intanto comunque abbiamo incardinato con Panizzi questo convegno per il 29 maggio del prossimo anno. So che il prossimo anno, insomma, ci saranno iniziative importanti, per cui vi darò di questa giornata, dopo questa giornata, per capire quello che è successo oggi, chi se ne è scordato e chi invece l'ha utilizzata non per consumare un'informazione basata sulla data, ma per spiegare che qualcosa da domani in poi sull'informazione sull'ISL potrebbe cambiare, che è quello che a noi preme, credo. Vero, grazie. Vedremo chi se l'è scordato, perché qualcuno fino almeno a poco fa se l'era scordato ed è abbastanza importante. Esatto. Molto importante, ma ne parliamo a fine giornata, sono d'accordo con Emilio. Luciano Moggi, Mister Gatta e Emilio Targia, passiamo a vicende per fortuna molto meno gravi, ma sportivamente, diciamo, la Juventus è in un momento difficile da ogni punto di vista, Luciano, quindi proprio spostiamo completamente ovviamente il tema e andiamo a un discorso sportivo di difficoltà. Caro Luciano, dove sono le principali difficoltà della Juve che tu intravedi oggi? Sono sul campo, sono fuori, è la giustizia, è il futuro? Mi fai un piccolo quadro iniziale, ovviamente mister, quando volete. Beh, io penso che le difficoltà maggiori siano nella società, che non riesce a comunicare, anche perché praticamente è gente tutta nuova, che conosce poco il mestiere del pallone, però sa molto bene amministrare le società di calcio. Bisogna dargli tempo magari di introdursi nel sistema, però chi ne va a soffrire ora è un po' tutto l'ambiente. È un po' tutto l'ambiente che non si sente sicuro, dagli impiegati fino ai giocatori, fino all'allenatore, eccetera. Nessuno si sente più sicuro di essere sorretto alle spalle da questa società, almeno inizialmente. È così, è la società la prima cosa. Emilio, qual è il primo tema? Il futuro, la giustizia, le parole di ieri. Ma lasciamo stare la giustizia, perché entriamo sempre nel campionato. Qui entriamo, ecco, entriamo nell'organizzazione, che praticamente è quella che stabilisce poi il buon andamento delle cose. Tanto la giustizia sappiamo quello che sta facendo e il corso che farà. Quindi io credo che in questo momento la Juventus, non voglio dire sia disorganizzata, cerchi di organizzarsi, ma nella maniera molte volte sbagliata. Quindi deve praticamente assumersi e assumere delle persone che sappiano, ognuna per conto proprio e nel proprio settore, sappiano dirimere le situazioni più difficili per portare poi a galla quello che non funziona, per eliminarlo e mettere a posto le cose fatte bene. Io, vedete, non sono un estimatore di De Laurentiis, però mi piace, sapete perché? Lo definiscono arrogante. La verità è un vero condottiero di società di calcio. Poi dopo che lui praticamente non dia il benestare a nessuno per fare delle cose se non c'è il suo sì, è un altro discorso. Ma guardate, occorre adesso. Occorre, perché se guardiamo tutti i bilanci, se guardiamo come le società di calcio vengono amministrate, sono aziende, non società di calcio sportive, mi viene proprio la voglia di dire: fa bene De Laurentiis a mettere il chiavistello e dire: voi fate questo se ve lo dico io, altrimenti non lo fate. Magari ci sarà qualcuno che no, tu Emilio, tu adesso fai con la faccia un po', purtroppo è così, certe volte. No, perché l'ho visto ieri sera, che tempo che fa, ed era Narciso. Ma lascia stare, lui ha detto tante cose, dice tante cose, però attenzione. Sai che ha fatto in quest'anno? Ha parlato poco, ha fatto parlare i fatti. E i fatti praticamente dicono che il Napoli è il campione
d'Italia. Infatti dicono che il bilancio del Napoli è quello più uno dei più sani. Quindi questo vuol significare che conduce bene la società di calcio nella sua arroganza, che è necessaria perché tutti i dipendenti sappiano che c'è un padrone e quello deve essere ossequiato. E non solo, ma quello lo sanno, quello lo sanno, diciamo, quello lo sanno. Ma infatti, vedi, il fuoco che cova sotto la cenere è quello dell'allenatore in questo momento, che evidentemente non ce la fa a sopportare il diktat di De Laurentiis. E però cosa succede? Lui ha previsto anche questo. Può essere che lo lasci libero, anzi sicuramente lo lascerà libero di andare, però deve stare fermo un anno. Queste sono le mosse di un dirigente vero, che può andare, perché nessuno potrebbe escludere, per esempio, che chi ha lavorato per portare Giuntoli potrebbe lavorare per portare Giuntoli e Spacchelletti. Lui queste cose qui l'ha eliminate. Questo è il dirigente, deve vedere lontano. Sì, non potrà firmare per squadre italiane, certo. Questo qua praticamente, secondo me, De Laurentiis lo sa fare alla perfezione. Sì, Cosa che non sanno fare molte altre società di calcio, perché vedi, per esempio, prendi un altro esempio, l'Inter è migliorata da quando è andato Beppe Marotta, perché Beppe Marotta era in un'azienda che praticamente funzionava a quel tempo nella maniera perfetta. Adesso purtroppo non è più quella, però è entrato nell'Inter e piano piano sta mettendo in condizioni l'Inter di fare delle cose che prima non faceva. Ha vinto un campionato, ha vinto una Coppa Italia, adesso va in finale di Coppa dei Campioni, quindi sono amministrazioni che danno un qualcosa in più rispetto a quelle che c'erano. Tu metti un po' l'amministrazione dilettantistica, ancorché di un grande tifoso, di Moratti. Qui invece c'è l'amministrazione di uno che conosce il calcio, che conosce alla perfezione quello che deve essere fatto, e i risultati si vedono. Allora io direi, Emilio, prendi la Lazio stessa con lo titolare. Lotito non sarà simpatico a nessuno, a poche persone, però sa fare il mestiere suo di presidente, e Tare è quello che coadiuva Lotito nell'attività per spendere poco e fare la squadra buona. Queste sono le cose che praticamente mancano alla Juventus in questo momento. Attenzione. Allora facciamo così, Luciano, siccome sei qua appunto con noi per un po', Emilio Targia, poi mister Gatta, facciamo un misto di osservazioni che si chiudono con una domanda magari anche per Luciano, che sia allenatore, società, le parole che hanno usato gli uni e gli altri, futuro, direttore. Scegliete voi, Emilio e poi il mister. Allora, Luciano, non credo si possa prescindere dal fronte giustizia, però, perché come scriveva Guido Paciago nelle scorse ore, in risposta anche alle parole che abbiamo sentito ieri sull'acqua passata, temo che con l'acqua non sia passata, e non c'è pace senza giustizia, è quello un po' il concetto base. Quindi credo che il tema della giustizia sia fondamentale, perché ancora una volta rischiamo di essere gli ultimi a essere giudicati nella giustizia sportiva concepita in questo modo, che è un ossimoro, assolutamente un ossimoro parlare di giustizia con l'inversione dell'onere della prova e tutte le altre cose che Massimo sa spiegare molto meglio di me. Per cui quello è un punto di partenza inevitabile. Probabilmente Abbodi, Giorgetti e gli altri riusciranno a incidere per far cambiare, spero, l'ossatura della giustizia sportiva per come è concepita, che è assolutamente, insomma, inaccettabile. E la seconda cosa, invece, do ragione a Luciano, appunto, è il tema organizzazione e ripartenza. Da quel punto di vista lì ci sono alcune basi chiare, altre che sono in via di costruzione. Quindi se una domanda ci deve essere, chiederei a Luciano le tre cose fondamentali per ripartire il prossimo anno. E la giustizia però è una cosa chiaramente che incombe e che è una variabile che non possiamo prevedere. Quella purtroppo ha ragione tu, è una variabile. Le tre cose. Tu mi dici speriamo che Abbodi non farà niente, anche perché se ti racconto quello, voi avete sentito tutti quando io gli mandai la chiavetta delle intercettazioni che ha detto che non l'ha ricevuta, avete sentito? Sì, bene, allora io gli ho telefonato ad Abbodi ed era a Catania, mi ha detto ti richiamo io perché ora sono impegnato in giro per la città. Avete mai più sentito da voi Abbodi? Io no. Quindi voglio dire, da questa gente qua è difficile anche pensare che ci sia una rivoluzione, attenzione. Ognuno vive per la sede che ha e praticamente va avanti per quella. Per quanto attiene poi la giustizia sportiva, questo è un altro discorso, va rifatta. Sicuramente in questo momento è una dittatura. Una dittatura. La Juventus non fa niente per eliminare questa dittatura. Anzi, si trova impelagata per cose sue, perché praticamente io, per esempio,
E in questo momento devo dirti che con le plusvalenze io credo che la Juventus non dovesse sopportare dei punti che praticamente ci sono stati sottolti, anche perché la plusvalenza è un fatto che praticamente è ammesso, che poi dopo si è fatto bene o fatto male, che poi dopo la Juventus, essendo quotata in borsa, non lo debba fare, ma subisce solo la Consob, dovrebbe subire solo la Consob per azioni pecuniarie. Questo è quello che praticamente si può dire tranquillamente, ma se tu aspetti che là a Roma modifichino l'assetto... No, io mi facevo a delle loro dichiarazioni, cioè non so chi, Massimo ha scritto che io sono un uomo di destra, mi sa che... Hanno detto non fai testo perché sei un uomo di destra, per me sono qua fa testo destra, se non ci chiamano. Lì fanno testa tutti. La prima destra del Partito Radicale a 16 anni, quindi insomma mi sembra, però vabbè, non importa. Ma lascia stare... Vale tutto. No, Luciano, dimmi tre cose, dai, che poi fra poco vediamo. Dimmi tre cose, le tre cose fondamentali per ripartire. Tre, una, due, tre. Allora, una dirigenza che sappia fare i bilanci, e questo qui penso non ci siano dubbi, perché gente che è specialmente il presidente Ferrero sia proprio preposta per questo. Su questo penso che non ci siano dubbi. Lo stesso Francesco Calvo è uno che è molto bravo, ma in un mestiere diverso da quello che ha adesso, perché lui è bravo nel merchandising. Ecco, mettiamolo a capo, come era con noi, di quell'attività e diventa il migliore del mondo. Non mettiamolo a capo di un'area sportiva perché diventa il peggiore e fa soltanto complicanze praticamente all'allenatore e alla squadra. Questo è quello che... Poi dopo, se nel momento in cui gli viene detto che debba essere fatto fuori l'allenatore, a quel punto lì basta che lo dica, non c'è mica problemi. La società dice esonero l'allenatore, però tenere presente che l'allenatore praticamente sta dicendo continuamente che sarebbe secondo, ora terzo in classifica e quindi in Coppa dei Campioni, che vuol significare che il contratto gli deve essere rinnovato per diritto, il che vuol significare tante cose. Vuol significare che lui non deve dire... lui, Massimiliano Allegri, non deve dire e rivendicare queste cose qui, perché la società lo sa perfettamente. La società non dovrebbe permettere a Massimiliano, dopo la prima dichiarazione, di fare la seconda in questo tipo di discorso. Tutte queste cose sono praticamente cose che gettano nel panico. Prima i giocatori, attenzione, i giocatori cercano praticamente gli alibi, e la Juventus sta mostrando gli alibi a tutti i giocatori, che praticamente possono perdere le partite dando la colpa a chi praticamente non ha organizzato societariamente la cosa. Allora, voi vedete che Allegri prima della partita di Empoli ha detto praticamente è uno schifo che sia comunicata una sentenza di 10 punti un mezz'ora prima della partita. Ma ragazzi, ma questa sentenza qui già la sapevamo da un mese, forse anche più punti anziché 10. Quindi allora quello doveva essere uno stimolo praticamente a mangiare l'erba del prato per dimostrare a tutti quanti che la Juventus, nonostante 10 punti, batteva il Milan e poi si qualificava in Coppa dei Campioni. Invece è stata presa come un qualcosa che praticamente ha fatto l'effetto contrario, è stata messa come effetto contrario ed è un alibi. Poi a seguito di questo praticamente viene tutto il resto, e questo che da cosa dipende? Dal mancato intervento di una società che ferma l'allenatore e dice fino a qui sei arrivato, oltre non puoi andare. Poi gli dice all'allenatore dopo il 4-1 di Empoli, tu adesso porta la squadra in ritiro, invece non dice niente e la squadra non va in ritiro. Poi gli dice il giorno prima della partita, tu devi andare in ritiro come sempre, e invece l'allenatore non ci va, anche se Vlahovic si chiama fuori dopo l'allenamento dalla partita stessa. Queste sono le mancanze che praticamente esistono in una società di calcio e che devono essere praticamente portate a termine in altra maniera, cioè ognuno al posto suo, nel settore che praticamente predilige e che sa condurre. E io credo che Ferrero sappia fare presidente, che Francesco Calvo sappia fare il commerciale, però ecco, ognuno al posto suo, a quel punto praticamente può andare bene. Poi dopo parlare ecco, quando si tratta di parlare anche con i dirigenti per portarli praticamente nella propria società, anche lì bisogna guardare attentamente. Primo, l'allenatore deve conoscere il gruppo giocatori che rimangono,
e il gruppo praticamente sarà difficile, perché i giocatori tra quelli che sono a parametro zero e quelli che devono essere mandati via ne rimangono ben pochi. Quindi quella è la prima cosa difficile da esorcizzare. La seconda è il direttore. Lì il direttore effettivamente manca, ma caro Emilio, in una società di calcio come la Juventus, devo dirti che dove praticamente la figura del presidente manca, non c'è un De Laurentiis che dice fa così, altrimenti non lo fare, lì devi essere un decisionista, lo devi fare. E se sbagli, praticamente succede nella Juventus quello che è successo fino ad ora, cioè la confusione. Per cui anche nella scelta di questi dirigenti occorre la mentalità e la conoscenza degli individui che sono abituati in altre società a lavorare in una certa maniera, e qui devono cambiare pelle, perché vengono a lavorare in una società dove si dice oggi che bisogna prendere un giocatore o bisogna prendere un allenatore e non si deve aspettare praticamente il padrone, perché ha l'occasione. Questa ti riferisci, idea. Scusami Luciano, poi la parola al mister, magari tatticamente, tecnicamente qualcosa di calcio, mister, per Luciano. E Luciano, ti riferisci a Giuntoli che magari lavorava sotto De Laurentiis? Pensi che arriverà lui? Può essere l'uomo giusto o sbagliato? Ma io, se sia l'uomo giusto o sbagliato, non te lo so dire. Giuntoli è una persona seria, uno che sa lavorare, ma ha lavorato sempre sotto la cappella di De Laurentiis. Cioè non ha mai mosso l'iniziativa sua, quello che praticamente è l'attività della società. Poi dopo magari viene qui a Torino, fa d'iniziativa sua e lo può fare tranquillamente, perché ha dato dimostrazioni di capire di calcio e fa bene. Però in principio il problema, sai, le abitudini si tramandano, no? Quando uno è abituato posso fare, e dopo poi diventa una cosa abbastanza complicata dire faccio. Sono due cose ben diverse. Ma pensi che arriverà Giuntoli, Luciano, o no? Ma io, no, ecco, questo è difficile saperlo, anche perché quando praticamente è stato parlato con Giuntoli, che io tra l'altro stimo, quando è stato parlato con Giuntoli, praticamente è stato fatto un discorso. Adesso sembra che alla Juventus il CDA abbia dato una propensione più particolare per Manna, a direttore sportivo, cioè una cosa all'interno. Però è difficile capirlo, quello che vogliono fare, anche perché sono confusi prima loro, e quindi è difficile poter stabilire se e come possono fare una cosa. Speriamo che indovinino praticamente le scelte giuste e che queste scelte portino a Juventus a livello che era prima, perché vedi, Massimo, il problema sai qual è? È che è sorto tutto, adesso noi parliamo di giustizia, no? Ecco. Parliamo di giustizia, ma voi che ne pensate di Zaccone che è andato a dire dateci la B con penalizzazione perché ho letto tutto in una settimana? Era l'avvocato difensore della Juve, attenzione. No, e poi il processo gli è andato contro, e la sentenza, quando ha detto praticamente campionato regolare, nessuna partita alterata. Guardate la contraddizione che c'è tra la difesa che doveva dire questo e l'offesa che doveva dire il contrario. Quindi ci sono delle cose che sono anche difficili da spiegare. Io penso che quello che è successo nel 2006 abbia dato un'impronta negativa a tutta la società, anche perché prima era nelle mani sicure dell'avvocato Agnelli, del dottor Agnelli e anche dell'avvocato Chiusano. Dopo poi, non si, sapete tutti quello che è successo. Io non voglio criticare, però mi auguro che la Juventus si riproponga a livello di quel periodo lì e non ad altri livelli, perché allora la Juventus. Chiarissimo, devo solo salutare, c'ho una piccola cosa da fare sull'Aise, per fortuna devo salutarvi, volevo dedicare all'estensore dell'incauto messaggio di prima questo libro, visto che dopo è riuscito a insultare anche tutti quelli di destra, vabbè, ma insomma, vi saluto con un sorriso e grazie per aver ricordato l'Aise, il massimo cosa che appunto... No, grazie a te di venire ogni anno a ricordarcelo qua, in questo giorno, e poi però Emilio, per noi continua la cosa, tu lo sai. Quandunque siamo qui per assolutamente. Poi recupero la parte che mi manca più tardi, perché sono curioso di ascoltare Mr. Gatt la risposta di Luciano, e vi mando un abbraccio. Allora, ciao, grazie mille, Emilio Targia. Grazie mille, Emilio Targia aiuta a ricordare. Emilio Targia viene sostituito dall'amico scrittore Giancarlo Liviano d'Arcangelo. Giancarlo, ciao. Ciao a tutti.
Ciao a allora, tutti, facciamo così, mister, io ti propongo e poi una domanda di Giancarlo, così poi se Luciano ci dovrà salutare ce lo dirà quando. Mister, andiamo un po' più sul campo. Luciano ci ha fatto capire, ragazzi, qua è la società, persone giuste al posto giusto, presenza, eccetera, eccetera. Mister, sul campo hai qualche domanda per il futuro, per qualcosa a Luciano? Sul campo io penso che questa sia una rosa da rifondare. Ecco, quello che posso chiedere al direttore è questo, che in questo momento dalla rifondazione lei da dove ripartirebbe? Da dei giovani forti o da campioni affermati? Allora, quando si tratta di campioni affermati non si deve incorrere nell'errore di Di Maria o di altri. Cioè gente a fine carriera, cosa intendi Luciano? Sì, quelli a fine carriera. Oltretutto poi quelli che alla fine dell'anno sono liberi e che praticamente delle sorti della Juventus non interessa niente. Il problema, sapete dove sta? È che non c'è l'amore per la maglia. Questo è il punto. Noi avevamo insegnato ai giocatori nostri, prima di tutto, a voler bene la maglia. E questo non esiste più. Adesso ci sono dei dipendenti che, finito l'orario dell'allenamento, finito il lavoro, vanno per cavoli loro e del resto gli interessa poco. Si presentano in campo come dei dipendenti, fanno la loro partita e poi se ne vanno. Il problema è questo. E allora qui occorre una società forte che faccia capire a chi viene, e soprattutto anche ragazzi, attenzione del settore giovanile, perché a un certo punto bisogna anche tagliar corto e guardare le cose con abbastanza criticità. Io ritengo che in questo momento Gatta mi fa una domanda e mi dice da dove si ripartirebbe. Secondo me ci sarebbe da fare man bassa di tutti, perché quando gli ambienti cominciano a perdere costantemente come fa la Juventus adesso, gli alibi sono sempre all'ordine del giorno e non si finisce più praticamente di recriminare per quell'altra cosa. Invece anziché recriminare bisogna far recriminare gli altri, e la Juventus non è più in grado. Prima faceva infastidiva gli altri, adesso si infastidisce da sola, e questo non è un bene, questo è un male. Ma non deve essere arrogante una squadra di calcio per infastidire gli altri, devono essere piedi, la testa buona dei giocatori, per dimostrare a tutti quanti che praticamente la Juventus è ancora quella di un tempo. Questo è quello. No, anche io mi ricordo che quando c'eravate voi era molto chiaro che la Juventus fosse prima dei giocatori, fosse più importante di qualunque giocatore. Ma deve essere più importante, ma anche dell'allenatore stesso. Deve essere più importante, perché Gatta, quando tu sei più importante di tutti, spalleggi bene l'allenatore nello spogliatoio, dai coraggio ai giocatori che vanno in campo, è tutto l'insieme di cose che è difficile anche da spiegare, ma non occorre. Facciamo così, mister. Direttore, anche perché anche un allenatore è bravo solo se ha una società forte alle spalle. Sono d'accordo. Allora, mister, tutto chiaro. Siccome Luciano può stare con noi per pochi minuti, c'è Andrea Sarupi. Vediamo se con Giancarlo e Andrea riusciamo a fare tutti e due una primissima per voi due, ma ultimissima domanda a Luciano. Poi vediamo quanto resta. Giancarlo e poi Andrea, e Luciano risponde a tutti e due. Beh, insomma, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto il direttore fino a questo momento. Mi sembravano parole assolutamente, oltre che una lucidità assurda, ma anche di aver centrato totalmente e fotografato la situazione del momento, no? Però la domanda che vi faccio io è, visto che tra 2 mesi e mezzo sostanzialmente ci sarà il ritiro, forse anche prima, come si fa a creare una nuova ondata positiva da qui a 2 mesi? Questa la teniamo, Luciano, tra poco. Andrea Sarubi, così almeno tutti abbiamo fatto almeno una domanda a Luciano. Andrea. Io non ho sentito quello che Luciano Moggi ha detto finora. Allora, quindi... ti premetto, ha detto che la prima cosa dice sempre la società, poi dice anche chiaro che l'allenatore nel vantarsi del secondo, terzo posto, quarto posto quest'anno, non è che ci sia molto di cui. Ha fatto questo sunto, dice però la società, mancano elementi, vanno messi ai posti giusti. Credo che sia questo un piccolo sunto per Luciano. Vai pure Andrea se hai una tua considerazione. No, la domanda è molto semplice, perché mi ha impressionato quando Allegri ieri sera ha detto la stagione è finita a Siviglia, no? Quindi noi siamo rimasti gli unici scemi a guardarci ancora le partite, perché neanche loro a sto punto le giocano più. Allora volevo chiedere al direttore se dovesse dire una percentuale, no? Quindi arrivando a 100 in 3, tra condizione fisica dei giocatori, condizione psicologica e anche tasso tecnico, cioè queste tre cose insieme quanto pesano? Perché se ci fossero peserebbero molto, se ci fossero. Adesso quando un allenatore
dice è finita a Siviglia, è finita a Siviglia perché è stato praticamente sconfitto dal Siviglia per andare in finale. Questo qui sapete che significa? Significa che la Juventus in quel momento lì non aveva più il dovere, cioè non aveva, aveva il dovere di lottare per andare in Coppa dei Campioni, perché vincendo a Empoli e battendo il Milan era in Coppa dei Campioni, non è che dovesse fare cose straordinarie, e a Empoli era possibilissimo vincere. Se però l'allenatore dice a Siviglia è finita la Juventus, vuol dire che lui o non aveva la fiducia della squadra, del gruppo giocatori, oppure sentiva la sfiducia della società che praticamente voleva vincere, altrimenti l'avrebbe fatto fuori. Oh, queste sono cose che sono principi che praticamente vengono fuori dalle parole del soggetto, quindi non è che devono essere centellinate per capire. Io credo che invece era tutto sbagliato, e ripeto ancora quello che ho detto prima, è una concessione di alibi alla squadra che praticamente non solo ha detto che a Siviglia era finito il campionato, ma addirittura ha detto prima della partita di Empoli che praticamente era una vergogna dare 10 punti di penalizzazione 30 minuti prima alla squadra, che si sarebbe demoralizzata se ci fossi stato io. E la demoralizzazione diventava orgoglio, diventava spirito di parte per mangiare, ho detto prima, l'erba del prato, per poter vincere, per dimostrare a chi aveva dato 10 punti alla Juventus di penalizzazione che la Juventus, anche senza 10 punti, battendo l'Empoli e battendo il Milan, poteva andare ugualmente in Coppa dei Campioni. Questo è quello che si deve fare, e non piangere su quelle, sulle cose che non deve essere piano. Quando si piange troppo, poi dopo i risultati sono questi. Quella è la cosa che mi fa andare in bestia a me. Luciano, c'era la domanda di Giancarlo che ti chiedeva, la situazione, come dire, è grave da ogni punto di vista, ma tra 2 mesi si riparte. Dacci una qualche scaletta per ripartire, e l'altra dici se Allegri secondo te rimarrà o no, e chi potrebbe arrivare se andrà via. Ma sai, io ecco, se fai l'esame di Allegri e dici che la squadra effettivamente è arrivata terza in campionato, su questo penso che non ci siano dubbi. E non ha giocato bene, attenzione, ma può darsi pure che ci siano altri che hanno giocato peggio della Juventus, perché se la Juventus arriva terza, quindi uno potrebbe anche dire approssimativamente che la Juventus, nonostante tutto, ha fatto un buon campionato, perché non è detto che si debba vincere sempre, si può anche arrivare secondi o si può arrivare anche terzi, è un intrattenimento e come tale praticamente può essere appannaggio di uno o dell'altro. Questo è il punto della Juventus di adesso. Però poi dopo, quando ti vengono fuori discorsi tipo quello ha fatto anche un altro discorso Allegri ieri, ha detto che sapeva che era difficile vincere con la Juventus, perché se ed è venuto volentieri, perché altrimenti poteva andare anche da altra parte. Non è vero questo, perché se allude al Real Madrid non è vero. Se allude ad altre squadre di calcio non lo so, ma Real Madrid non è vero, lo dico per certo perché conosco la storia. Quindi voglio dire, il problema di fondo è non fare sempre cose che possono concedere alibi. E noi purtroppo quest'anno abbiamo fatto più a più alibi. Adesso è anche il fatto della giustizia sportiva. Io capisco che la Juventus è nel mirino di qualcuno che praticamente si diverte a rompere. Su questo non c'è dubbio. Ma ho detto prima a Emilio Targia, quello che ripeto ai due nuovi, che praticamente si aspettano che faccia qualcosa a Boti per mettere a punto la giustizia sportiva. Io ho citato l'esempio mio, quindi basterebbe quello per dire che ti dice ma non fa. Questo è il punto importante. Per cui bisogna stare attenti a non andare nelle grinfie della giustizia sportiva, e purtroppo la Juventus nel 2006 c'è andata e adesso ha ripetuto, e quindi praticamente non deve lamentarsi della giustizia sportiva che praticamente la vuole marcare a vista. E purtroppo, per non essere marcati a vista, bisogna anche evitare certe cose. Io personalmente, per esempio, ve l'ho detto e lo ripeto, non vedo come la Juventus in questo momento possa essere punita con punti per le plusvalenze, perché io non ho letto nelle plusvalenze che nel diritto sportivo che le plusvalenze non possono essere fatte, e quando non si legge che non possono essere fatte, si possono fare. Le plusvalenze poi
sono praticamente debiti che si protraggono nel futuro. Non è che è un bilancio che praticamente viene artefatto, no, il debito rimane, attenzione. Poi dopo nel futuro praticamente si duplica, e questo poi dipende dalle società come sono organizzate. Per esempio ci sono società, Atalanta, c'è il Napoli, c'è la Lazio, che non hanno bisogno di guardare a queste cose, ma hanno dei bilanci che possono andare da soli. Quindi bisogna evitare anche di fare certe cose che poi nel proseguo dei campionati poi diventano problematiche. Senti Luciano, chi potrebbe essere eventualmente, se finirà con Allegri, il nuovo allenatore? A questo non te lo so dire, anche perché l'ho detto e lo ripeto da tanto tempo, che perché chiamare un allenatore bisogna sapere cosa c'è nel gruppo giocatori, perché è le caratteristiche del gruppo giocatori che ti dice di chiamare un allenatore che ha le stesse caratteristiche, altrimenti diventa un problema. Uscite un piccolo particolare, ma piccolo, che praticamente non ha influito sul rendimento di una squadra di calcio. Prendete Luis Alberto è uno dei migliori giocatori di centrocampo del campionato italiano. Doveva essere fatto fuori, ceduto dall'allenatore, non so perché, io questi motivi non li conosco, però la società si è imposta praticamente, e Luis Alberto ha fatto bella mostra di sé durante questo campionato. Allora, questo è per dire che un giocatore o più giocatori fanno poi l'allenatore. Le caratteristiche praticamente dei giocatori ti portano ad avere un allenatore che può partire dal basso e non fa gioco, oppure un allenatore che fa la partita, praticamente subisce gli avversari. Ma chi è il gruppo? Questo è il punto. Qual è il gruppo giocatori? Qui voi cominciate con quelli che dovrebbero andare via e non finite più nella lista, perché tra quelli che hanno praticamente fine contratto e quelli che devono essere mandati via dalla società, ne corrono poco. Però adesso per esempio è stato confermato in origine per contratto da Alessandro, questo poteva anche andare via. Senti, un nome di allenatore ce lo fai, dai, uno che ti, non ti chiediamo un'ufficialità, ti chiediamo chi ti sembra realistico per la situazione Juve, eventualmente, se qualcuno parla di Conte, qualcuno dei giovani come Palladino, Tudor, italiano. Palladino sicuramente sarà un ottimo allenatore per il futuro, ma Palladino è un discorso, è stato un giocatore mio, è bastato che facessi un articolo sul giornale, sul libro, per metterlo in evidenza, perché in effetti merita di essere messo in evidenza, che tutti si sono messi sull'ordine di parlare a questo allenatore dicendole attenzione, no, non andar via dal Monza, anche i vertici del Monza, non andar via dal Monza ancora per un anno, resta qua. Ma Palladino non è l'allenatore al momento, potrà essere per il futuro l'allenatore della Juventus, ma al momento attuale no. Io lì ci vuole un personaggio di esperienza, e pensate che l'esperienza praticamente detta anche la sofferenza a quella che è la malattia principale di una squadra come la Juventus, cioè quella di soffrire la maglia, perché se non vinci praticamente ci sono problemi di ogni tipo, giornalistici, di tifosi, eccetera. Quindi ci vuole l'elemento forte che sappia contenere queste cose e sappia dimostrare allo spogliatoio che non deve aver paura. Credi che possa tornare Antonio Conte, Luciano? Io devo dirti che non credo, però praticamente sai, ci possono aver provato, io su questo non te lo so dire. È certo che se viene Antonio devono fare la squadra che dice lui, su questo non c'è dubbio, altrimenti non viene, perché c'è stato praticamente un qualcosa nel passato, voi ricordate quando andò via dopo due giorni di allenamento, che lo è ricordato sempre, per cui o li fanno la squadra che vuole ed è sicuramente un allenatore di valore, oppure è meglio lasciarlo perdere, perché avrebbero problemi futuribili durante il campionato. E tra gli emergenti, ma lei direttore, forse una scelta sua chi prenderebbe? Forse lei. Ma se tu parli per di gioco, me, io per esempio, no, per gioco, io per esempio quando ero a Napoli ho preso Bigon,
che non aveva mai allenato praticamente nessuna squadra, però praticamente gli sono stato vicino io e abbiamo vinto il campionato. Quindi vuole dire, un conto avere l'allenatore le spalle coperte per poter tranquillamente affrontare lo spogliatoio, è un conto andare da dentro lo spogliatoio e sapere che magari la società è silente e non parla, praticamente non lo protegge. Ecco, quindi... ma per questa Juve, per questa società, lei chi sceglierebbe? Proprio tenendo conto di questo. Voi mi volete far fare un nome, ma io i nomi li faccio quando so chi ho dentro come giocatori. Non, troppo, no, è troppo, vedi Gatta, è troppo aleatorio fare discorsi, perché le società di calcio dove sbagliano? Prendendo proprio il grande nome, perché il grande nome non serve in una società di calcio. No, 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 io non intendevo il grande nome, io intendevo più un giovane emergente, perché è vero quello che dice lei, ma proprio perché dobbiamo ripartire da una ripartire probabilmente con tanti cambiamenti nella rosa, forse in questo caso si può fare il discorso inverso, no? Prima prendere l'allenatore e insieme scegliere la rosa. Questo potrebbe essere, ma poi dopo, quando tu fai il discorso di questo tipo, devi anche mettere nel contesto che l'allenatore ti può chiedere qualche giocatore che costa troppo, e siccome il bilancio della società lo sanno solo i dirigenti, viene meno il discorso fatto adesso. Cioè è meglio prima avere una rosa e poi scegliere in base alla rosa che hai l'allenatore. Questo è quello che deve fare. Io una volta mi è capitato praticamente di essere sollecitato verso un allenatore, e non faccio il nome, è inutile che me lo diciate. Io ho parlato con questo allenatore e questo allenatore mi ha detto: io vengo se faccio la squadra io. E io gli ho detto: allora non può venire. E infatti non è venuto. Ma perché io conoscevo il bilancio e non l'allenatore, perché l'allenatore ci può stare un anno e poi se ne va, la società resta. Senti Luciano, se dovessimo fare una cessione illustre per aggiustare un po' il bilancio senza coppe, Chiesa, Vlahovic, un altro, qualche giovane, e perché? E adesso grandi cessioni di valore ne puoi fare, perché il valore dei giocatori praticamente è scemato completamente. Anche quello di Vlahovic è venuto come un fenomeno, e adesso non per colpa sua, attenzione, non per colpa sua, ma sta dimostrando di non avere quelle qualità che praticamente erano state presentate. Vlahovic, secondo me, è un buon attaccante, ma bisogna, ecco, nel contesto, tanto per dire, Vlahovic ha bisogno di una squadra con un centrocampo che non porta per 30 metri. Io dico, in questo campionato Rabiot è stato uno dei migliori, ma nello stesso tempo è stato anche quello che ha frenato gli attaccanti, perché quando un centrocampista porta per 30-40 metri il pallone, toglie il tempo all'attaccante di andare in porta. E invece Vlahovic ha bisogno di verticalità, praticamente puntare alla porta per la progressione che ha. Quindi ci sono tante cose per fare una squadra che bisogna mettere insieme e valutare, perché altrimenti io con un guazzaburbio. Ieri sera c'è stato, direttore, ci sono stati due o tre contropiedi emblematici di quello che dice lei, perché chi portava palla portava e da 3-3 diventava 3-6. Ma vedi, ma perché i tempi erano sbagliati? No, questo è assolutamente. Il problema di fondo praticamente è non togliere il tempo al giocatore, nella fattispecie l'attaccante, per scattare verso la porta. Bisogna essere, se non sei veloce di fisico, devi essere veloce di testa. Il caso tipico, per esempio, Pirlo, vabbè, che è un'eccezione, Pirlo era lentissimo, ma aveva una velocità bestiale di testa, certo. E mandava il compagno praticamente, e il compagno in quel tempo lì sapeva dove andava a finire il pallone, perché c'è anche un'altra cosa importante, ci vogliono giocatori che sanno dove finisce il pallone per andare a mettersi lì, prenderli e ripartire. Questo è il punto. Quindi fare un discorso su come fare una rosa e su come prendere l'allenatore, aspettiamo, perché altrimenti andiamo nei casotti come fanno tutti, no? Luciano, devi andare, dici tu se devi andare. Sì, devo andare, ragazzi. Grazie mille, Luciano Moggi. Ci aggiorniamo presto, magari quando avremo qualche notizia su dirigenti, allenatori. Quando vuoi, non ci sono problemi. Saluti a tutti.